Beh, mi conoscete come una persona che quando deve criticare, critica senza mezzi termini. Ma ci sono anche cose belle da far vedere. E proprio partendo da queste cose belle vogliamo costruire e disegnare un futuro diverso per Taranto. Accanto a chi opera nel volontariato, nell'associazionismo, siamo in una traversa di via Duomo, via Paisiello, e mi ha davvero colpito, vedete, questo angolo che si chiama l'angolo della speranza, dove ci sono delle piccole realizzazioni artistiche che sono state affisse, vedete, alla parete, al muro, e sono rappresentati vari oggettini, vari piccoli lavoretti che però hanno un significato profondo, una Taranto diversa, una città vecchia che deve nutrirsi di speranza, deve nutrirsi anche della volontà, del buon cuore, dei sogni dei tarantini, perché la città vecchia è una risorsa che deve diventare davvero il fiore all'occhiello di Taranto, il volano per lo sviluppo turistico, socio-economico, un riscatto sociale, come avviene in altre città d'Italia. Guardate qui tutte queste questi piatti decorati, queste, ecco, guardate qui anche, mi piace quest'altra opera che troviamo appunto di fronte. Ecco, da sindaco, se me lo consentirete, intenderò appunto dialogare con le realtà associative del territorio, con gli uomini, le donne, i ragazzi, le ragazze di buona volontà che vogliono fare qualcosa. Non chiudiamo la speranza, sogniamo insieme, facciamo sì che, guardate, queste piccole opere che possono essere apparire insignificanti, invece hanno un valore, un significato profondo. La gente crede in una Taranto diversa, io ci credo, crediamoci insieme, ma davvero, il 12 giugno, una scelta importante, decisiva, una croce su Luigi Abbate, sindaco, una croce su Taranto, senza Ilva. Facciamolo per i nostri figli.